Al fascino dell'Isola d'Elba e al suo rally non si sfugge. Alla gara organizzata da ACI Livorno Sport, le stelle del campionato italiano rally auto storiche si sono presentate in buon numero e al volante di altrettante bellissime auto. Campioni, campionesse e auto nobili a comporre l'eterogeneo elenco iscritti che comprendeva anche piloti dal passaporto estero, richiamati dalla validità anche per la serie dell'Europeo storico. E non mancavano i trofeisti delle monomarca A112 Abarth. Al Rally Elba la serie tricolore disputava l'ultimo dei 10 round a calendario e certificava l'assegnazione dei titoli tricolori. Il quadro degli scudettati si era infatti completato per tre quarti al recente Rally Alpi Orientali, confermando Roberto Rimoldi e Simona Mantovani campioni italiani primo raggruppamento, Nicolas Montini e Romano Belfiore campioni del secondo raggruppamento e contemporaneamente tricolore Under 30. Eric Comà era il campione italiano del terzo raggruppamento e vincitore del trofeo Rally 70. La prova isolana confermava gli allori 2015 e consegnava a Paolo Baggio e Flavio Zanella il titolo del quarto raggruppamento. Il richiamo del Rally Elba è però forte e nella serata dal capoliveri erano in tanti a prendere le mosse per la gara, per le briciole dei punteggi dell'italiano, per quelli del trofeo A112 Abarth, soprattutto per quanti il confronto sulle strade dell'isola vale una stagione. La sfida, lanciata da ACI Livorno, per tanti è un must imprescindibile. Lo è per Lucchi, che dalle parti del Volterraio, Calamita e Capoliveri torna al volante della Delta dopo la botta rimediata al Sanremo. Lo è per Alberto Salvini, che si regala la partecipazione spesso vincente a due o tre prove all'anno. Per Nicolas Montini, che ha ottimi ricordi. Per Andrea Zivian, che torna in gara con lo pseudonimo Zippo. Lo è per Italo Ferrara, l'inossidabile campione alessandrino, che una volta all'anno rispolvera la Lancia Delta ex Cancunen, per il valtellinese pluricampione Lucio Dazzanche e per tanti altri, da Pedro a Paolo Ciuffi, da Federico Ormezzano a Luca Ambrosoli, da Domenico Guagliardo a Paolo Nodari, da Giuliano Calzolari a Isabella Bignardi, oltre a Riccardo Galullo, il funambolico pilota elbano. Il confronto tra i trofeisti delle Scorpioncine presenta 17 iscritti a scontrarsi per il punteggio doppio. Il Rally Elba storico è gara di 3 giorni, 10 prove speciali e 135,100 km cronometrati, due tappe marchiate a caldo da un dominatore, Domenico Mimmo Guagliardo. In coppia con Francesco Granata, il pilota preparatore siciliano si aggiudica la seconda gara della stagione 2015 dopo aver vinto il Rally Alpi Orientali, tagliando il traguardo per primo nella 27esima edizione del Rally Elba storico. Non voglio peccare di presunzione, diciamo che alle vettorie ci sono anche abituato, solo che, devo essere sincero, ci sono degli avversari molto importanti, per cui si deve tenere il piede giù. Al comando della classifica assoluta e del quarto raggruppamento al termine della prima tappa, l'equipaggio dell'Aila Motorsport ha vinto 4 prove sulle 9 prove speciali effettivamente disputate al Rally Elba storico, regolando con ampio vantaggio la coppia lombarda della Piacenza Corse, Nicolas Montini e Romano Belfiore, su Porsche 911 RSR Gruppo 4, con la quale sono i più veloci in 3 PS e vincono il secondo raggruppamento. Confermandosi migliore interprete delle vetture più anziane e tradizionali della lotta al vertice, il bresciano si è segnalato unico in grado di inseguire relativamente da vicino Guagliardo, controllando alla distanza la rimonta di Lucio Dazzanche. Come ti ho già detto, per noi non è un secondo ma è un primo, perché sono macchine totalmente diverse, quindi per noi è un primo posto.
gli obiettivi dell'anno sono stati raggiunti tutti, non era previsto quello dell'Udine, il ritiro di Udine, però per il resto tutto ok. Falloso nelle prime battute di gara, il campione valtellinese ha toccato con la ruota posteriore perdendo quel tempo che lo ha costretto a fare di necessità virtù. In coppia con Giulio Berti, effettivamente da quel momento ha preso ritmo veloce, rientrando da protagonista nella sfida delle singole frazioni cronometrate, vincendone due, scalando posizioni sino alla terza assoluta e alla seconda del secondo raggruppamento con la Porsche 911 RSR nei colori Piacenza Corse. Autore della gara che sarà ricordata come la più bella della stagione, Luca Ambrosoli si aggiudica il terzo raggruppamento. Concentrato ed efficace con la Porsche 911 SC, il Comasco, navigato dal sammarinese Silvio Stefanelli, si è dapprima liberato della pressione di Roberto Montini ed Erika Zaonni, poi ha staccato Paolo Nodari e Mattia Franchin per andare a vincere in tutta scioltezza. Proprio l'allungo del Lombardo ha lasciato Montini senior e Nodari a scontrarsi per il gradino più basso del podio di categoria, duello risolto con il sorpasso nell'ultima PS del Lombardo ai danni del Vicentino. Sì, la gara è stata impegnativa, tanti partecipanti, abbiamo fatto una bella gara, di più non potevamo fare perché come terzo raggruppamento siamo un po' svantaggiati in fatto di cavalli. Sono molto felice. Siamo partiti la prima sera con un bel rischio perché abbiamo fatto un dritto e abbiamo rischiato di rimanere fermi. Per fortuna ci è andata bene. È un Pedro che torna dall'Elba con un mezzo sorriso, poco soddisfatto del comportamento della Lancia Delta integrale, condizionata dal non perfetto adattamento con le gomme. Il driver bresciano non è riuscito a recuperare il ritardo accusato con l'uscita di strada nella seconda PS della gara, dovendo appunto scontrarsi con la dura realtà di un ritmo decisamente alto davanti a lui, riuscendo a conquistare comunque la quinta piazza assoluta e prima tra i piloti dell'Europeo. Non è fortunato neppure Luki, rientrante dopo circa 5 mesi di pausa forzata dall'incidente occorso al Sanremo. Il Vicentino è secondo di categoria con la Delta, dopo aver perso la terza piazza assoluta per una foratura a due prove dal termine. Ancora più sfortunato è stato l'alessandrino Italo Ferrara, fermato dalla rottura della frizione della Lancia Delta integrale all'inizio della seconda tappa, che lo ha privato del gradino basso del podio di categoria. Stoppato dalla rottura di un paraolio della frizione nella primissima prova speciale del rally, Alberto Salvini è rientrato nella seconda parte del rally, dando un calcio alla sfortuna e tornando a pestare forte sull'acceleratore della Porsche 911 RSR. In coppia con Davide Tagliaferri, il portacolori della Piacenza Corse è protagonista vincente nelle ultime due prove speciali, con l'ennesima conferma di essere uno dei piloti più veloci. Diverse defaianze alla Porsche 911 SC hanno tenuto lontano dal podio del terzo raggruppamento la piacentina Isabella Bignardi. Al traguardo, nonostante lo sfilamento del contagiri, la rottura del tasto del clacson e di un filo della centralina. Problemi non risolti all'alimentazione dell'Audi 4 Gruppo 4, invece, hanno costretto al ritiro Zippo Andrea Zivian. Il primo raggruppamento è figlio di una gara sempre al vertice di superti dall'acqua con una Porsche 911S. Sotto la bandiera a scacchi hanno vinto regolando Sverre Norgard BMW 2002 Ti. Tornati nuovamente a bordo di un affidabile Talbot Lotus, Ormezzano e Tognana centrano una buona vittoria tra le vetture di gruppo 2, mentre Corredig e Borghese si aggiudicano la classe 1006 con la BMW 2002 Ti. Spettacolo nel trofeo A112 Abarth con i cugini trentini Alessandro e Francesca Nerobutto, vincenti in gara 1, corsa in concomitanza con la prima tappa, e Lisa Meggiarin, prima nella seconda tappa e gara 2.
Sfortunati Maurizio Cocis e anche Mimmo Gaglione, fermati da problemi tecnici nella prima tappa, mentre l'alloro del totale delle due tappe ha dato ragione a Sisani Mantovani. È stata una bella gara veramente, bravi tutti quanti e siamo soddisfatte di quello che abbiamo fatto. Adesso si riapre, la prossima sarà il Valsugana e coltello fra i denti.